Se siete entrati in questa recensione, sicuramente vi ha attirato il titolo, che non è però clickbait, ma è un titolo che vuol cercare di portarvi un'esperienza diversa da quella che magari avete già visto riguardo allo Z Fold 2, un prodotto, uno smartphone, un tablet, un fold che cambia molto rispetto all'anno scorso, ma che si porta dietro alcuni importanti difetti. Vi dico subito che la mia recensione arriva con molta più calma rispetto a quella di altri colleghi, semplicemente perché ho constatato già dai primi giorni alcune importanti problematiche riguardanti il software. Problematiche che però sono state per fortuna quasi tutte colmate con l'aggiornamento che è arrivato il 23 settembre. Un aggiornamento che è quello che io definisco del day zero, l'aggiornamento con cui il telefono sarebbe dovuto essere recensito da parte di noi recensori. Semplicemente il motivo è uno: il precedente software era appoggiato banalmente, era stato sviluppato tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, aveva le patch appunto di agosto e aveva grossi problemi di gestione della parte di connettività. Mancava, per dirne una, il supporto eSIM perché si era dimenticato a Samsung di inserirlo, così come c'erano gravi problemi di ricezione sia con la rete dati sia con il wifi. Insomma, un firmware sicuramente con dei problemi tali per cui parlare bene dello Z Fold sarebbe stato praticamente impossibile. Ho quindi atteso molto, devo essere onesto, un'attesa che però mi ha permesso di provare in qualsiasi scenario questo Z Fold 2 e quindi vi parlo subito dei pro. Pro che sono ovviamente legati al nuovo display esterno, un display esterno che è molto più grande, molto più utilizzabile e che adesso permette di sfruttare davvero questo fold come se fosse uno smartphone normale. Infatti si può tirare fuori dalla tasca facilmente, accendere il device con la pressione del tasto laterale che è anche il lettore di impronte, oppure semplicemente appoggiando il dito, perché dalle impostazioni si può scegliere quale scenario, no? Far fare quale tipo di sblocco ottenere appoggiando il dito e subito si ha uno schermo grande ma stretto. È sufficientemente grande da poter davvero essere usato in qualsiasi contesto, soprattutto se come me portate il cane in giro o avete la spesa, insomma lo potete usare tranquillamente. Però dall'altra parte ha un limite nella larghezza, infatti stretto, e quindi la tastiera, per quanto può essere modificata in altezza, purtroppo rimane sempre stretta e quindi i tasti delle singole lettere sono piccoli. Con l'inserimento a swipe sicuramente troverete la pace nello scrivere contenuti come messaggi, WhatsApp, Telegram, ma alla fine vi accorgerete che la tastiera di Samsung, per quanto molto efficace, perché poi nella parte interna potete scegliere se metterla flottante oppure dividerla tra destra e sinistra, comunque ha un correttore non particolarmente efficace e quindi la Google Keyboard, secondo me, è ancora la soluzione migliore, nonostante non sia così flessibile come quella di Samsung. Un display esterno che non solo è migliorato, ma fa il paio con il display interno, che adesso è a 120 Hz, ha una luminosità più alta rispetto al modello dello scorso anno, ma soprattutto, essendo così grande, un refresh rate da 120 Hz permette di avere un'immersività e una qualità di fruizione dei contenuti non comune, ed è addirittura più piacevole rispetto a uno smartphone a 120 Hz, perché avendo più spazio a disposizione, gli scroll, le animazioni, la fluidità generale, ne trae un vantaggio visivo importante. Tra l'altro, proprio la fluidità generale è uno dei punti di forza di questo smartphone, che era comunque veramente molto buona anche col precedente update, con quello che appunto ho chiamato appoggiato. In realtà è migliorata ancora con l'aggiornamento del 23 settembre, che ha corretto poi una serie di bug che vedremo tra poco. L'altro aspetto che cambia molto è la costruzione. Rispetto al modello del 2019, qui abbiamo un prodotto realmente maturo. Da una parte abbiamo una scelta di materiale molto più pregiata e apprezzabile, perché anche la cornice interna, per esempio, del display non è in quella plastica banalmente posticcia, era veramente incollata nel precedente modello. Qui, insomma, si denota una qualità costruttiva davvero davvero molto molto buona. Soprattutto il frame in metallo laterale è bello, con degli elementi stilistici che riprendono anche il Galaxy S20 FE presentato pochi giorni fa, e nella versione nera la back cover è lucida, il che equivale a maggiori impronte ma più grip. Nella versione bronze invece è opaca, ovvero meno impronte ma più scivoloso, e vi è
sicuro che scivola. Bello il contrasto col corpo ottico delle fotocamere lucido, sia nella versione bronze che in quella nera, e un prodotto che secondo me è veramente molto bello e molto accattivante a livello estetico e di costruzione. Si poteva fare qualcosa in più? Probabilmente sì, si poteva eliminare il gap come è successo con il Z Flip, che non ha appunto questo piccolo gap interno nella parte della cerniera tra le due metà, però insomma dai, è un prodotto sicuramente ingegneristicamente veramente ben fatto. Di fabbrica arriva con due pellicole applicate sia sullo schermo esterno sia sullo schermo interno e possono essere tolte entrambe. Ovviamente Samsung sconsiglia di togliere quella interna, però si può fare, verrà poi inserita eventualmente soltanto da Samsung in assistenza, perché comunque non ci sono pellicole aftermarket che possono essere inserite, almeno al momento, però se la togliete non spaccherete lo schermo come invece accadeva lo scorso anno. In queste due settimane, come vi ho detto, ho potuto provare in tutti i contesti questo dispositivo, questo smartphone, questo tablet, perdonatemi i lapsus magari ogni tanto, e devo ammettere che se a livello hardware Samsung è più o meno 2 anni avanti rispetto a tutti i competitor per quanto riguarda il settore Fold, perché non esiste alcun prodotto in commercio che si avvicini all'ingegnerizzazione della cerniera di questo prodotto, che si avvicini alla qualità del display di questo prodotto e che permetta di avere una flessibilità così ampia della cornice, della cerniera, scusate, che praticamente si può impostare in qualsiasi angolazione, può essere bloccata in qualsiasi angolazione. A livello software probabilmente Samsung è 3 o 4 anni avanti a tutti i competitor. Samsung infatti ha portato all'ennesima potenza il concetto di Android, andando a migliorare qualsiasi possibilità di interazione con le applicazioni, con il sistema operativo. È arrivato a dove Google neanche riesce a vedere, perché non ha mai realizzato qualcosa di così complesso, e una personalizzazione software che tra l'altro gode dei 12 GB di RAM e dello Snapdragon 865 che permettono di avere una reattività davvero unica. Questo Fold è lo smartphone Samsung più veloce che abbia mai provato e non lagga veramente mai, sarà anche un po' per i 120 Hz, ma considerando la complessità del software che si adatta allo schermo interno, allo schermo esterno, che dà continuità, che ha il supporto DeX eccetera, è davvero incredibile pensare come nulla crashi. Probabilmente è quasi più complesso di un sistema operativo Windows per quanto è personalizzato rispetto all'esperienza stock di Android, ed è davvero da fare soltanto i complimenti a Samsung. Un sistema operativo che permette di avere un multitasking incredibile, la RAM ho detto è abbondante, ovviamente tutte le connettività di ultima generazione, la memoria UFS 3.1, ma soprattutto c'è la possibilità di affiancare fino a 3 finestre, di dividere lo schermo in 2 parti, sopra, sotto, destra, sinistra, e soprattutto l'aspetto di forma leggermente diverso rispetto al modello dello scorso anno permette di avere una visualizzazione nell'escape che cambia anche la visualizzazione delle applicazioni, per cui per esempio Trello lo vedrete in 3 parti se lo mettete orizzontale, 2 se lo mettete verticale, così come Gmail può essere visualizzata in maniera diversa, e questo accade sia per lo schermo interno sia per lo schermo esterno. Schermo esterno che infatti è un valore aggiunto notevole non soltanto per dimensioni, ma perché adesso voi potete tranquillamente visualizzare i contenuti multimediali direttamente con lo schermo esterno. Essendo così lungo, per molte applicazioni, per esempio se vi iscrivete al nostro canale Twitch, potreste avere tutto il video su un lato e la chat sull'altra parte dello schermo, essendo molto allungato, quindi sfrutterete tutta l'interfaccia. Tra l'altro Samsung ha inserito le casse stereo nella parte della metà che si apre con il display esterno, e questa è una ricercatezza non scontata, perché usandolo in modalità diciamo kickstand voi avrete le casse audio che sono esattamente all'altezza dell'angolazione del display e l'immersività sarà veramente ottima. L'audio tra l'altro è proprio veramente il punto di forza, perché le casse sono simmetriche, sono uguali, non c'è una più forte e una più bassa, è veramente forte il volume e anche l'audio in chiamata è veramente molto molto buono. Lo dico però adesso, perché in realtà col precedente aggiornamento con il quale sono uscite altre recensioni, l'audio in capsule non era assolutamente così buono. Era, diciamo, sufficiente, ma non arrivava alla qualità
che arriva adesso, a cui arriva adesso. Tra l'altro, sempre parlando del software, Samsung ha implementato chiaramente tutte le funzionalità che siamo abituati a conoscere sui Samsung. Tra l'altro, il browser web Samsung è nettamente migliore rispetto a qualsiasi altra soluzione, perché qui il connubio software e hardware è ai massimi livelli, con un'integrazione tra display interno, esterno, modalità desktop, mobile, ridimensionamento della finestra pazzesca. Ovviamente ci sono tutte le possibilità di mettere applicazioni flottanti, ci sono le enfatizzazioni dei video, per cui alcune applicazioni possono andare a finestra piccola per visualizzare il video mentre state facendo altro, ci sono tutte le personalizzazioni per le notifiche, notifiche pop-up, potete davvero sbizzarrirvi. Ma la cosa interessante è che dove non arriva Samsung con la One UI, e quindi dove ci sono i limiti di applicazioni sviluppate da terzi, come per esempio Instagram, che non permette di andare a tutto schermo, qui interviene Samsung con gli steroidi. Infatti c'è una suite che si chiama Good Lock, che ha a sua volta all'interno una serie di add-on, e qui appunto quello che non vi hanno detto le altre recensioni è che banalmente installando l'add-on Multistar voi avrete delle funzionalità che io ritengo fondamentali per apprezzare questo fold. La prima è la possibilità di impostare per ogni singola applicazione, magari appunto tipo Instagram che non va a full screen, la forzatura full screen. Quindi Instagram funzionerà perfettamente a schermo intero sul fold aperto, con continuità per andare sullo schermo esterno sempre perfettamente a schermo intero. Continuità che tra l'altro tramite questa add-on Multistar la potete flaggare per tutte le applicazioni con un solo flag, senza doverle andare a flaggare una per una all'interno delle impostazioni di Samsung. Un altro aspetto fondamentale è che questo add-on vi permette di andare a sfruttare la divisione in tre finestre con un adattamento automatico dello zoom dell'applicazione. In pratica, se non lo utilizzerete, quando andate a inserire tre finestre all'interno di una sola schermata con il fold aperto, queste finestre, queste applicazioni avranno uno zoom normale, come se fossero a schermo intero, e quindi i caratteri saranno troppo grandi e la visualizzazione potrebbe non essere molto efficace, tra l'altro con dei bug visivi. Con questa add-on, andando a flaggare la modalità zoom, in pratica avrete una riduzione dei DPI e quindi vedrete molti più contenuti con uno zoom esterno, in pratica come fosse uno zoom out sull'applicazione, ma con una modalità continua, cioè non ci sarà il ricaricamento dell'applicazione, ma tutto avverrà automaticamente nel momento in cui metterete un'applicazione in multifinestra. Devo dire che qui Samsung di nuovo si dimostra incredibile, perché riesce a girare anche eventuali problemi delle applicazioni di terze parti. Tra l'altro, altri due moduli che trovate nella recensione, One Hand Operation Plus e Sound Assistant, che davvero vi consiglio. Parlando poi della parte fotografica, Samsung ha inserito i moduli che praticamente troviamo anche sul Samsung Galaxy S20 FE. In questo caso non ci sono grosse novità rispetto al firmware precedente, quindi con questo nuovo firmware grosso modo la qualità è la stessa. Non siamo ai livelli della gamma S20 di ultima generazione, gli Ultra, ma siamo comunque a livelli ottimi, con la solita gestione di Samsung, quindi colori molto caldi, molto carichi, una sovraesposizione diciamo dei cieli con un blu estremamente blu, anche se magari la giornata non è praticamente celeste, con colori molto 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 vivi e con la modalità notte che comunque fa il suo lavoro. Non è eccezionale su questo fold, ma comunque ci sta. La cosa importante è che le fotocamere interne, sia del display interno sia di quello esterno, che sono col foro, e qui davvero una immersività nettamente diversa a schermo aperto rispetto al modello dello scorso anno, sono molto buone, ma possono essere sfruttate anche per i selfie che possono essere gestiti in modalità anche aperta, per cui voi potete sfruttare con lo schermo esterno i controlli della fotocamera, però usando le tre ottiche, quindi facendo dei selfie molto migliori. Tra l'altro, il notch nella parte centrale della metà destra del fold l'ho apprezzato rispetto a un posizionamento nell'angolo a sinistra, e ho capito perché è messo lì, perché banalmente durante le videochiamate, se fosse troppo laterale, a seconda di come mettete in orizzontale o verticale il fold, vi potreste trovare troppo spostati, quindi in realtà c'è un motivo tecnico anche per questo posizionamento. Un'esperienza quindi molto positiva, che per fortuna è
completamente positiva o quasi grazie al nuovo aggiornamento, perché i problemi con la parte connettività si sono di fatto quasi risolti. In pratica adesso il wifi prende dove prima non prendeva, c'erano evidenti problemi di connettività con le reti wifi o dei test dove io prima non prendevo col wifi, adesso faccio 150 in download. Poi è stata migliorata anche la connettività 4G, quindi dove non riuscivo a visualizzare dei video, adesso li riesco a vedere. È stato aggiunto il supporto eSIM, che appunto non c'era nonostante fosse supportata, e dunque adesso è uno smartphone assolutamente consigliato. Tra l'altro non scalda neanche più, prima scaldicchiava più o meno sempre, e a tutto vantaggio della durata della batteria. Durata della batteria che infatti prima non mi aveva soddisfatto, anzi era quasi un po' un crucio, in realtà adesso è aumentata di circa il 10-15%, e quindi dalle 7 del mattino alle 23 di sera fate più o meno 5-5 ore e mezzo di schermo, in un uso stress che va piuttosto bene, considerando più o meno un 65-35 tra schermo esterno e schermo interno, ovviamente 35. Tra l'altro c'è da sottolineare che questo dispositivo ha tutto, quindi DeX, wireless, Bluetooth di ultima generazione, ricarica inversa, in pratica avete tutto quello che Samsung oggi ha sviluppato e poi implementato in un form factor di questo tipo. C'è però un difetto che non si potrà colmare, ovvero che nell'uso quotidiano, io sono destrorso, praticamente nei messaggi vocali impugno il telefono, o meglio il tablet aperto in questo modo, e vado a coprire il microfono che è posizionato accanto alla Type-C, e devo ricordarmi quindi di togliere il dito, altrimenti non viene registrato nulla il vocale. Questo accade anche da chiuso, tenendolo sempre nello stesso modo. Bisogna semplicemente ricordarselo, magari un microfono posizionato secondo il lato come secondo microfono poteva essere sicuramente utile. Dunque spero che in questa recensione vi sia arrivato qualcosa in più magari rispetto a una normale prova. Davvero ho apprezzato tantissimo questo Fold, e ci sono due cose da dire nelle conclusioni. La prima è che sono più giustificati secondo me 2000 euro per questo prodotto rispetto ai 1400 circa per un Note 20 Ultra o a qualsiasi smartphone top di gamma che supera i 1000 euro. Qui davvero, se come me siete in grado di apprezzare e avete il piacere di utilizzare un prodotto che non ha rivale sul mercato, unico nel suo genere, dove l'ingegnerizzazione massima la potete realmente toccare, dove potete apprezzare veramente quello che è lo stato dell'arte della tecnologia mobile oggi, questo è sicuramente il prodotto che fa per voi. Se riuscite poi in questo sforzo, apprezzerete ancora di più il software, che soltanto utilizzandolo riuscirete a digerire e a capire il lavoro fatto da Samsung, che è davvero senza eguali, non ho altre parole da dire. Comprerei questo Fold? La risposta è sì, l'ho comprato, perché in realtà il Fold che mi ha mandato Samsung è bronze e quello che vedete è nero, perché io l'avevo comprato prima che Samsung ce lo inviasse, quindi sono uno dei malati che ha speso 2000 euro per questo Fold. Maggiori informazioni, dettagli e come sempre le foto scattate dal telefono le trovate qua nel link in descrizione, e nella recensione ci sono ancora degli approfondimenti su quei consigli che vi ho dato, sulle cose non dette all'interno di altre recensioni che però cambiano radicalmente l'esperienza d'uso con questo Galaxy Z Fold 2. Ciao!